Giovanni Memovia, in questo video parliamo di come uso l'agenda per integrare studio e sport, seguire le lezioni universitarie e fare il mio lavoro a tempo pieno. Per stare al passo con le lezioni però e riuscire a laurearti mentre lavori, avendo anche del tempo libero, non devi esattamente avere un'agenda. Se mi dedichi qualche minuto, alla fine sarai in grado anche tu e ti libererai da un sacco di catene. L'argomento organizzazione personale per studenti e lavoratori è una cosa che mi appassiona da tanto tempo, per forza di cose, perché sennò riuscirei a fare pochissimo. Sul canale pubblicherò altri video su questo argomento, quindi iscriviti al canale e fai clic sulla campanella se vuoi avere la sicurezza di non perderteli. E ora ascolta bene, perché questo sarà uno dei migliori consigli che riceverai, soprattutto se sei al primo anno di università. Studiare e lavorare insieme mi ha messo di fronte a un problema. Soprattutto lavorare da solo, con tutte le cose che implica, e avere una vita privata e integrare con lo sport. Questo mi ha dato una grande ansia da prestazione e un senso di perdita di controllo. E per quanto riguarda l'ansia, ne ho parlato in diversi video e trovi il link in descrizione. Pianificare e gestire bene il tempo, ok, ma l'organizzazione eccessiva, le tecniche di produttività sono una trappola se sono troppe e ti sbatti tra uno strumento e l'altro e senza avere un metodo per venirne a capo. Quindi l'eccesso di organizzazione non è vita, non è naturale, e capisco se senti di averne bisogno, perché chissà che succede se non fai tutte le pagine che devi fare, tutti gli argomenti entro la data stabilita. Ti viene la paura, solo che questa paura ti porta a essere perfezionista, troppo organizzato, organizzata, e quindi ti dà dei contraccolpi. In pratica, se qualcosa va storto, panico, ti senti ingabbiato, ti viene lo stress e il cervello si ribella, ti manda in burnout col blocco, il rifiuto. Infatti di questa ribellione del desiderio di libertà ne ho parlato in diversi video. Guarda i tuoi colleghi, o uno si laurea in corso però non vive, o è una persona molto sola perché non può fare neanche vita sociale, o spesso si ansia perché la troppa organizzazione, come dicevamo, dà ansia, non la toglie. Molti mollano a metà. Insomma, se hai iperorganizzato la tua vita e ora stai guardando questo video per risolvere, complimenti. Se non lo facevi, avevi ragione a non farlo. È strano, sembra assurdo, eppure alla fine è così che vanno le cose all'università. Siccome più di una volta mi stavo incasinando anch'io, ho dovuto eliminare i troppi strumenti, perché l'integrazione tra di essi a volte mi innervosiva e mi rendeva le cose complicate, quindi ho eliminato app, fogli volanti e ne uso solo tre che ti dirò tra poco. L'unica pianificazione che posso consigliarti è quella giornaliera, usando Google Calendar, Todoist e Evernote. E come li uso? Allora, la mattina organizzo il lavoro della giornata per un 5 minuti, quindi cerca di combattere la tendenza a incasinarti, a fare le cose in modo disordinato. Questo ti darà già una bella sensazione di controllo che riduce l'ansia. Il cervello è fatto per impegnarsi su una cosa alla volta, ma è anche una macchina senza sosta. Funziona sempre, viene continuamente attraversato da idee, appuntamenti da prendere, cose da fare, pagine da studiare, argomenti da ricordarsi, appunti, insomma, tante cose da integrare. E se non scriviamo queste cose da qualche parte, il nostro cervello, la testa, diventa un punto di accumulo, come il portaoggetti della macchina. Puoi evitare questo, appunta tutto, gli appuntamenti, le cose da fare, su Google Calendar, su Evernote o su Todoist, come vedremo tra poco. Libera la testa, metti tutto in un posto sicuro, dove potrai ritrovare le cose da fare con certezza quando è necessario. Fidati che funziona all'istante, proprio subito, in questo momento. Analizzandomi negli anni mi sono reso conto che c'è un'altra cosa. Siamo divisi in tre parti. Due parti di noi dicono devi fare quello che devi fare. Un'altra dice controlla che sia tutto in ordine. E quindi io mi metto in ansia perché devo, entro una certa data che ho stabilito io, non prioritarizzo, mi perdo in tante cose da fare e sto sempre a controllarle per vedere se le ho fatte. Insomma, la terza parte, cioè quella che fa, che studia, viene messa a tacere. E invece è quella la parte importante, quella che fa senza fretta, ma senza sosta.
di conseguenza non stabilire obiettivi mensili o settimanali, fai solo obiettivi giornalieri e in quei giorni non procedere a caso. Usa un sistema di studio, quindi prepara i tuoi esami con un metodo di studio efficiente e usa Todoist o un'altra app che permette di scrivere le cose da fare e depennarle. Eccoci dentro il mio Todoist, che è un'applicazione che io uso, ma tu puoi usare quello che vuoi per fare questo lavoro. L'importante è che tu non usi un'agenda, cioè che non ti metta delle scadenze giornaliere o settimanali o mensili. Invece ti scrivi, per esempio in questo gruppo, le cose da fare durante la giornata, le cose che fai ogni giorno, gli dai una priorità da A, B1, B2, B3, che significa che scelgo non posso fare tutte e tre queste attività tutti i giorni, C e D, e poi gli dai una durata, cioè in media quanto impieghi per fare un equilibrio, quindi le attività che ti permettono di riequilibrarti, lo sport, la vita sociale, quanto impieghi per scrivere un libro, quanto impieghi per studiare, quanto impieghi per stare sui social network o avere relazioni virtuali con le persone. Ecco, in base alle ore che hai a disposizione durante la giornata, tu potrai scegliere se fare queste 2 ore di equilibrio, se dedicarti a 3 ore di studio e quindi a, che ne so, 2 ore di lezione online oppure 3 ore di studio, per, nel mio caso, per l'esame di Stato. Se puoi permetterti di stare 2 ore sui social network o al telefono, insomma, se tu hai a disposizione 8-9 ore al giorno, fai tutto quello che puoi di queste attività e delle relative sottoattività in base al tempo che hai. Stabilisci le ore, quanto ti impiega ogni attività, la priorità con delle etichette in modo che lo distingui a colpo d'occhio. Io cerco di fare queste cose importanti, cioè le più importanti, la mattina perché il cervello è più reattivo, riesco a fare più cose con meno fatica. Quindi, per esempio, in quei momenti studio senza pause, registro un video o preparo un video, scrivo il nuovo libro. Se fai queste cose la mattina, anche se poi le altre cose, quelle più marginali, non le fai di pomeriggio, non fa niente, non ti senti troppo in colpa. Te lo dico io che sono esperto di sentirmi in colpa se non faccio quello che dovrei. Questa organizzazione senza delle scadenze, quindi senza i devo o fretta, sto perdendo il controllo, mi ha permesso di preparare anche più esami contemporaneamente. Questo argomento lo approfondiamo anche nel libro I 3 mostri da uccidere all'esame. La seconda cosa importante, elimina il perfezionismo. Perché io sono un perfezionista e ogni volta che finisco un video, una mega guida, una lezione del corso avanzato, Memovia Origin, oppure che preparo un esame e non va mai abbastanza bene, secondo il mio cervello là fuori ci sono sicuramente altri libri, altri articoli, altri studenti da seguire, altri materiali da integrare che mi daranno delle indicazioni utili o delle competenze accresciute. Fatto sta che il perfezionismo e la procrastinazione sono 2 miei punti deboli. Mi intralciano, mi ritardano ogni passo e hanno il potere di farci tornare indietro. Quindi ho dovuto decidere di andare contro anche questo. Senza una decisione del genere non mi staresti ascoltando perché riuscirei a fare veramente poco, credimi. A proposito, potrebbero piacerti i video sul perfezionismo e sull'antiprocrastinazione che trovi nel canale. Ti giuro, ci ho messo diversi anni a trovare questo schema di studio e lavoro e non è detto che sia definitivo. Io continuo a leggere, a documentarmi sull'argomento, quindi se vuoi puoi dirmi cosa ne pensi o come tu ti muovi per organizzarti nello studio, perché ti auguro lo stesso, cioè di avere una vita piena in cui ti senti felice, utile, soddisfatto, soddisfatta per quello che stai facendo. Sento che l'idea del senza fretta ma senza sosta è sana, mi aiuta a funzionare nonostante i casini e le cose da fare quotidiane che si accumulano. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti renda uno studente di successo, cioè uno che può organizzarsi a fare tutto, studiare, lavorare, avere anche una vita privata senza per forza distruggersi e sentendosi felice di ciò che fai. Iscriviti al canale se ti interessa fare più in meno tempo, in modo organizzato e senza ansia. Lasciami un commento qui sotto per chiedermi qualcosa, raccontarmi il tuo modo di studiare, di organizzarti, darmi un consiglio sui prossimi argomenti che vuoi che trattiamo o semplicemente mi puoi dire cosa ne pensi di quello che abbiamo detto in questo video. Io rispondo sempre. Ricorda,
senza fretta ma senza sosta. Ci vediamo nel prossimo video.